Buonasera, ben ritrovati. Scusate un po' del ritardo che c'è stato, vorrei dire che è colpa della neve che sta cadendo un po' attorno, ma siamo tutti a casa, per cui non ci sono problemi di trasporti. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, stiamo cercando di sistemarlo. Intanto faccio arrivare immediatamente il mio compagno di avventura, che tutte le sere ci troviamo io e te. E si parte così. Io lascerei a te, come ho fatto l'altra sera, il compito di introdurre Ivan. Prima però faccio le solite raccomandazioni che vengono fatte tutte le volte. Iscrivetevi al canale di YouTube, iscrivetevi a Facebook, mettete il like sui video perché ci aiutano a crescere e a farci vedere un po' meglio. Abbiamo una mailing list alla quale ci si può iscrivere utilizzando il sito associazionetrafficbolognese.it. Vi teniamo aggiornati su quello che sono gli eventi sia astronomici che anche di chiacchiericcio astronomico che avviene normalmente, sia questo che su Facebook che sul sito, che vabbè, su YouTube saranno soltanto video. Lascio a te intanto la parola, Roberto. Bene. È un piacere che questa sera essere di nuovo tutti assieme e soprattutto introdurre, ecco, ciao Ivan. Ciao. Ivan Bruni è un amico, un collega che lavora alla stazione astronomica di Loiano, quindi l'osservatorio dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienze dello Spazio di Bologna. No. Ivan, come probabilmente avete letto nella mail di invito e così, un po' di tempo fa ha avuto la felice idea di tentare, quando me lo disse nel lontano 2018, inizio 2018, dice, ho fatto inizio le selezioni per la spedizione in Antartide, bam, rimasi così stupito, dico, ma come? All'inizio, detta così, può sembrare una roba da poco, ma in realtà effettivamente dopo pensandoci e mano a mano che lui stava facendo la selezione, mi raccontava quello che, al quale sarebbe andato incontro, effettivamente siamo molto vicini, come scriviamo, come raccontano in molti, effettivamente è una spedizione nello spazio, non si vola, ma si sta in un posto lontano, assurdo, con tanti rischi, bello da certi punti di vista, ma con tanti rischi, perché effettivamente noi avevamo avuto più di un collega che erano andati effettivamente al Polo Sud in missione, però sul mare, in una spedizione estiva, quindi mentre quello che ha fatto Ivan è tutta un'altra cosa, quindi completamente diversa. E stasera ci racconta rapidamente come sono trascorsi quei un anno abbondante dalla fine 2018 a novembre 2019. Tra l'altro non l'abbiamo fatta apposta, ma sembra che il meteo ci sia venuto incontro, perché ieri avevamo la primavera, stasera sta nevicando proprio per creare un'atmosfera tutta tonda. Esatto, attorno alla si è portato tutta la neve dal Polo Sud. Il ghiaccio non mi abbandona mica. No. Non ti abbandona, va bene, dai, cercheremo di scaldarti noi con le domande e un po' di chiacchiere. Dai, ti lascio la parola e a te. Sì, ciao a tutti. Io intanto volevo ringraziare Roberto e il gruppo Astrofili Bolognesi, anche voi tutti per l'interesse mostrato
a questo racconto che vorrei farvi. Io vorrei parlarvi soprattutto dell'aspetto della missione che si riguarda quello scientifico, ma più che altro vorrei parlarvi degli aspetti della missione che riguardano la vita, come si vive in un posto così, così remoto, così lontano, così freddo e così, così strano, perché in effetti nessuno, io mi avevano parlato durante il corso di addestramento di cosa avrei visto laggiù, ma in realtà poi quando ti ci trovi le cose cambiano e realizzi insomma in un secondo momento quello a cui devi far fronte tutti i giorni. E io sto cercando di trasferire la mia presentazione in modo che fosse, che anche i video che ho caricato siano visibili, perché ci sono un po' di problemi tecnici, come diceva Roberto. E nel frattempo però io parto e quindi poi... Esatto. Io dicevo che se tu intanto vuoi partire la facciamo vedere quello che se è possibile, poi appena arriva eventualmente la rimando io da qua, vediamo un attimino. Sì, ok. Allora, datemi un attimo. No, non c'è problema. Tanto direi che possono capire tutti quanti che non essendo professionisti non è che facciamo tantissime prove, queste cose qua sono tutte in diretta e delle volte purtroppo nascono appunto dei problemi che sono puramente tecnologici. Allora, la presentazione è qua. Riuscite a vedere? Sì, la presentazione si vede, adesso avviso chi la sta guardando che purtroppo il problema di cui parlavamo è questo sfarfallamento. Stiamo cercando di trasferire la presentazione verso il mio computer, è pesante per cui ci metterà un po', nel caso se sarà possibile la faccio ripartire io e poi dopo seguirò le indicazioni di Ivan per farla scrollare. Sì. Ti lascio il palcoscenico. Ok. Io sono curiosissimo, come dicevo prima, veramente, è una cosa che quasi più che un discorso astronomico completo. Vi ringrazio, spero che la troviate interessante. Io mi chiamo Ivan Bruni e come diceva Roberto lavoro presso la stazione osservativa di Loiano, nei pressi di Bologna, e ho fatto parte della 35esima spedizione in Antartide del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, gestito da Enea. E in particolare ho fatto parte della 15esima spedizione invernale, perché sostanzialmente, come vi spiegherò poi, solamente pochissime persone riescono in qualche modo a popolare le poche basi che sono operative tutto l'anno durante l'inverno polare in Antartide. La mia figura è stata quella di astronomo, perché appunto nella base Concorde, dove sono stato per più di un anno, era possibile fare osservazioni astronomiche di diverso tipo, sia da parte italiana sia francese. Dunque io ricordo che era circa verso metà aprile, quando mi trovavo qui in osservatorio proprio, pioveva e stavo per andare via, prima di andare via... ho fatto un controllo della posta elettronica e vidi che c'era un'email appunto proveniente dal Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, in cui praticamente si esprimeva la ricerca di personale che potesse fare un anno in Antartide, e in particolare c'erano alcune figure che venivano richieste, tra cui quella di un astronomo. Sta cosa mi aveva incuriosito, perché io sinceramente non avevo mai sentito parlare della base Concordia e non avevo mai sentito parlare delle attività italiane scientifiche in Antartide. Insomma, era un argomento totalmente sconosciuto. Per cui andai un po' a vedere di cosa si trattava. Io qua ho scritto sostanzialmente lo stesso tipo di bando che fece Ernest Shackleton nel 1914. Cercasi uomini per spedizione rischiosa, paga bassa, freddo estremo, lunghi mesi nella più completa oscurità, pericolo costante, nessuna garanzia di ritorno, onori e riconoscimenti in caso di successo. Allora, è tutto vero, meno che onori e riconoscimenti. Quindi sostanzialmente, anche se appunto si parla di tanti anni fa, il reclutamento più o meno era circa lo stesso.
Due parole sull'Antartide. Allora, ha una superficie equivalente, dice, che 50 volte l'Italia. Le condizioni ambientali sono estreme. Pensate che la temperatura che si è registrata nell'83 presso la base Vostok russa, che è vicina a 600 km dalla base Concordia, è stata di circa meno 89 gradi. Queste sono temperature effettive, okay? Quelle misurate con i normali termometri. Il 98% della superficie è coperta da ghiaccio e il 90% di acqua presente sul pianeta dolce è contenuta in Antartide proprio. Essendo così freddo, non c'è acqua liquida su scala continentale, e non c'è sostanzialmente vegetazione, e il tasso di precipitazione è circa 10 cm all'anno di neve e l'umidità relativa è inferiore al 10%. Questo significa che è un deserto, perché queste sono le caratteristiche di aridità che sostanzialmente contraddistinguono i deserti, di ghiaccio però sostanzialmente. Ci sono tre fotografie che io ho messo qua sotto. Quella centrale in qualche modo mi fa vedere l'Europa rispetto al continente antartico sovrapposti. Quella di destra praticamente è il continente antartico durante il periodo estivo, quindi quando le temperature sono piuttosto elevate, e mentre invece quella di destra è durante il periodo invernale. Come potete vedere, il continente è attorniato da un grandissimo strato di ghiaccio, praticamente il mare diventa completamente ghiacciato intorno, quindi aumenta notevolmente la sua superficie durante il periodo invernale. Come vi dicevo, ci sono molte basi in Antartide, tutte per fini scientifici. Ce ne sono circa 80, 20 di queste sono aperte tutto l'anno, ma solo Concordia e Vostok, che sono sull'altopiano al centro dell'Antartide, sono in qualche modo disposte nella parte più interna e più estrema, più fredda del continente stesso. Tutte queste basi devono rispettare quello che è chiamato Trattato Antartico, che è stato stipulato nel 59, in cui praticamente sono definite tutte le linee guida per l'utilizzo delle risorse del continente in modo pacifico e per in qualche modo preservare l'ambiente. Quindi non ci sono sostanzialmente basi militari là dentro, sono solo civili. Tenete conto che nel periodo più caldo il continente è abitato a circa 5.000 persone, mentre in inverno il numero si riduce a 1.000. Tutte disposte nelle basi che sono aperte durante l'inverno, la maggior parte appunto sulla costa e solamente due nella parte interna del continente. Ho trovato una curiosità che sostanzialmente dal 1954 fino al 2013 sono circa 1.400 le persone che hanno trascorso un intero anno in Antartide, quindi sono molto poche. E a quel punto io, dopo che in qualche modo mi ero informato su quello che si faceva nella base, decisi di presentare la mia domanda di reclutamento. Ovviamente le mie speranze per far parte del gruppo di persone che sarebbero poi partite sono sempre rimaste molto molto basse. E quindi praticamente insomma è stato giusto così, un gioco per me. Tutto sommato, però, dopo circa qualche settimana ricevetti una mail da parte del Programma Nazionale di Ricerca Antartica, in cui praticamente ero stato convocato per fare i primi test psicoattitudinali. Questo perché sostanzialmente voi capite che stare un anno in un posto in cui è estremamente freddo, devi stare a stretto contatto con persone che non conosci, ci sono diversi mesi in cui è sempre buio, eccetera, eccetera, e ci vogliono delle caratteristiche psicologiche in qualche modo particolari, insomma, per abitare in quel posto per così tanto tempo. Per cui i test psicoattitudinali sono cominciati con il Minnesota test completo, che non so se sapete di cosa si tratta. Comunque sono dei test che servono per definire un profilo psicologico del candidato. Sono circa 600 domande, quasi tutte ripetitive tra loro, e sono anche in qualche modo, devono essere in qualche modo fatte sotto un minimo stress. C'erano sempre delle persone che ti mettevano fretta
per finire il più presto possibile, in modo che uno non ci pensasse più di tanto, insomma, a rispondere a queste domande. E poi sono cominciate le visite mediche. Le visite mediche sono molto importanti, perché i presidi medici in Antartide sono essenziali, quindi non c'è praticamente niente. Quindi chi parte deve essere sicuro di essere in salute, perché altrimenti è un problema. Quindi quello che i candidati hanno dovuto sostenere sono state le visite mediche di abilitazione di grado 1, che sono sostanzialmente le visite che fanno i piloti militari, che sono svolte appunto al centro di medicina aerospaziale di Milano, o Roma, dipende poi da dove si arrivava. E poi sono cominciati gli addestramenti che abbastanza intensi, divertenti, insoliti, per gente insomma che non fa quello di mestiere, erano supervisionati dal gruppo Vigili del Fuoco, dal gruppo incursori col Moschin dell'esercito e dagli alpini. Sono stati in qualche modo svolti al centro Barsimone Enea, qui vicino vicino allo Iano, e sul Monte Bianco, dove abbiamo fatto praticamente un campo base di una settimana per capire insomma come giusto intuire come si vive a stretto contatto in condizioni non agiate, per simulare un attimo insomma le condizioni dell'Antartide, anche se insomma erano piuttosto lontane le due, diciamo così, la simulazione della realtà. I candidati winter over, cioè coloro che appunto abiteranno la base durante l'inverno, dovevano essere 7 italiani, 5 francesi più un medico dell'Agenzia Spaziale Europea. Le figure di queste persone erano sia da una parte scientifica, quindi l'astronomo, c'era il glaciologo, c'era il fisico dell'atmosfera, c'era il chimico dell'atmosfera, e poi invece c'era tutta una parte logistica che serve appunto per far funzionare la base. Quindi si parla dell'elettricista, dell'idraulico, del cuoco, del meccanico e del medico. E per queste persone è stato fatto un addestramento più specifico, appunto perché in qualche modo la missione era sensibilmente diversa da coloro che vanno in Antartide solamente nel periodo estivo per fare gli esperimenti normali. Ecco, io qui avrei dei video da mostrarvi, però non so se posso farli andare avanti oppure procedo con la mia... Ci possiamo provare, l'unica cosa è che, come abbiamo visto, bisogna che tu lanci la presentazione a parte, perché da dentro PowerPoint non funziona. Hai ricevuto qualcosa tu intanto? Purtroppo non è ancora arrivato nulla, sto guardando ogni 2 secondi. Allora io preferirei andare avanti, poi magari i video li facciamo vedere. Eventualmente li facciamo vedere tutti insieme i video? Sì, tanto sono... allora, a questo punto, con mia grande sorpresa, ero riuscito a superare tutti quanti i test e tutti quanti gli addestramenti, per cui era arrivato il gran giorno della partenza. La partenza è avvenuta il 12 novembre del 2018 e praticamente... abbiamo messo allora la partenza è avvenuta dall'aeroporto di Pisa. Il viaggio è stato veramente lungo, perché da Pisa siamo arrivati a Dubai, da Dubai siamo andati a Sydney, da Sydney a Christchurch in Nuova Zelanda, e a Christchurch c'è il lab italiano, in sostanza il lab militare neozelandese, dove sostanzialmente sono da lì partono tutti quanti i voli per l'Antartide. Quindi tutti quanti i ricercatori che andranno in Antartide devono in qualche modo confluire lì. Io ricordo che da quando arrivammo a Christchurch abbiamo dovuto attendere circa 3 giorni prima di avere il go da parte dell'aeronautica militare, perché gli aerei in cargo che partono per l'Antartide, che sostanzialmente sono degli Hercules,
devono avere l'ok da due aeroporti che si trovano sulla costa antartica. Uno si trova a Mario Zuccalli Station, che è la seconda base italiana disposta appunto sulla costa, e l'altra invece è la base di Dumont d'Urville, che si trova poco lontano da Mario Zuccalli. Entrambe hanno in qualche modo il PAC davanti, quindi il mare ghiacciato, su cui è possibile far atterrare questi aerei. Come dicevo, prima della partenza questi cargo militari devono avere l'ok da entrambe le basi, perché in caso di condizioni di tempo avverse è superato il punto di non ritorno, e l'aereo deve per forza atterrare o in una o nell'altra base. Quindi bisogna che assolutamente ci sia l'autorizzazione da parte di entrambe le basi sulla costa. Una volta arrivati a Mario Zuccalli Station, che si trova in Baia di Terranova, noi dovevamo procedere ulteriormente per la base Concorde, che si trova a 1200 km da Mario Zuccalli Station. Tenete conto che sono 7 ore di volo dalla Nuova Zelanda fino alla costa antartica, e poi sono altre 6 ore di volo per arrivare a Concordia Station. Come potete vedere nell'immagine in basso a destra, c'è un piccolo aereo degli anni 50. I viaggi che si fanno in aereo all'interno del continente antartico si fanno esclusivamente con quel tipo di aerei lì. Sono aerei piuttosto vecchi, sono sostanzialmente meccanici, quindi non c'è pochissima elettronica all'interno. Questo perché l'elettronica è nemica del freddo, quindi bisogna essere sicuri che le cose funzionino senza tante storie. Giusto, i motori sono stati rinnovati, ma sostanzialmente l'aereo è quello degli anni 50. E riescono a funzionare fino a temperature dell'ordine dei meno 60 gradi centigradi. Al di sotto dei meno 60 nessun tipo di mezzo purtroppo può circolare in quelle terre, perché il carburante comincia a congelare, e poi ci sono dei problemi di ordine meccanico, per cui diciamo così, i mezzi possono circolare solamente durante quello che è chiamato il periodo estivo, quando le temperature sono superiori ai meno 60 gradi. Io ricordo che quando purtroppo durante il mio arrivo a Mario Zuccalli Station la base era piena di gente, piena di ricercatori, quindi ci hanno praticamente buttato direttamente su questo DC-3 Douglas, e ci hanno direttamente scaraventato a Concordia, perché appunto non c'era posto per dormire. Quindi è stato estremamente difficile fisicamente arrivarci, perché erano tutti molto stanchi. Quello che mi aveva colpito, insomma, è che questi aeroplanini non sono pressurizzati, quindi siccome la base Concordia si trova a circa 3500 metri sul livello del mare, l'aereo durante la quota superava circa 4000 metri. E non essendo pressurizzato e non essendoci ossigeno all'interno, tutti quanti cominciamo ad avvertire un po' di mal di testa, perché appunto l'ossigeno lassù cominciava ad essere un po' carente. Purtroppo io qua avrei dei video da mostrarvi per farvi vedere l'arrivo a Concordia, ma bisogna attendere un altro po', immagino. Fammi sapere se sono arrivati, mi raccomando, così. Appena mi arrivano ti assicuro che mi faccio sentire. Ok, allora questa è la base Concordia, vista da satellite. Come potete vedere sostanzialmente non c'è niente, la base è quella con i puntini rossi che vedete al centro, più intorno ci sono diversi container che vengono chiamati shelter, dove ci sono dei laboratori scientifici, oppure ci sono sono adibiti in qualche modo a magazzino per appunto conservare il cibo, oppure oggetti che servono per la vita in base.
La base è stata costruita negli anni 2000 ed è diventata operativa dal 2005. È una base permanente, quindi aperta tutto l'anno, ed è gestita, cosa unica, da due nazioni, dall'Italia e la Francia. È raggiungibile, come dicevo, solamente nei mesi estivi, quindi da novembre a febbraio, ed è completamente isolata per 9 mesi, per i motivi che vi dicevo prima, per cui in quel periodo purtroppo non si può né partire né arrivare. Allora, la base è questa che vedete nella slide, sono praticamente due cilindri appoggiati sul ghiaccio. Tenete conto che il ghiaccio, dalla superficie del ghiaccio fino alla superficie del continente, quindi la Terra, ci sono circa 3200 metri. Quindi la base è appoggiata su uno zoccolo di ghiaccio alto 3000 e rotti metri. La base sostanzialmente ha una superficie di circa 1500 metri quadri. Sono queste due torri alte 18 metri, e sono appoggiate sul ghiaccio da 16 zampe idrauliche, perché dovete sapere che il ghiaccio si muove, tendenzialmente il ghiaccio tende piano piano a scivolare verso la costa, quindi quello che succede è che una volta ogni circa 2 o 3 anni è necessario fare una regolazione di tutta quanta la base, muovendo questi piedoni in modo da rimetterla in bolla. Queste due torri sono chiamate Torre Rumorosa e Torre Calma. Nella Torre Rumorosa ci sono sostanzialmente, la Torre Rumorosa è quella che vedete sulla sinistra e la Torre Calma è quella che vedete sulla parte destra dell'immagine. Nella Torre Rumorosa si chiama così perché c'è appunto la sala macchine, c'è la mensa, c'è la cucina, c'è una piccola palestra, c'è una piccola sala che era adibita in qualche modo ad attività ludiche, tipo un cinema, una cosa del genere. E mentre invece nella Torre Calma c'è la sala radio in cima, ci sono gli alloggi del personale e poi c'è il piccolo presidio medico al pian terreno. Facendo riferimento all'immagine in alto, sulla destra c'è una specie di container arancione che si vede, sono tutti collegati attraverso quei tunnel che vedete sospesi. Ecco, quello arancione che vedete è sostanzialmente la sala macchine con adibito i container per il contenimento del carburante, per far generare la corrente, per far funzionare la base stessa. E nell'immagine sotto vedete una specie di landscape di dove si trova la base Concordia, quindi sostanzialmente non c'è nulla, c'è questa base con un po' di container intorno e basta, il resto è solo ghiaccio. Mentre invece la mappetta che vedete sulla destra vi fa vedere sostanzialmente quali sono le basi che sono disposte lungo l'altopiano antartico, alto mediamente intorno ai 3500 metri, e si vede che c'è Domsi, dove si trova la base Concordia, c'è Vostok, e sono appunto le uniche due basi popolate da personale sia in estate ed inverno, e poi ci sono altre installazioni che sono chiamate Dom A, Dom B e Dom Fuji. Dom A, Dom B e Dom Fuji non sono popolate da persone, quindi sono delle stazioni automatiche in cui ci sono degli strumenti scientifici che funzionano in modo automatico e durante il periodo estivo vanno dei tecnici per farci semplicemente della manutenzione, ma sostanzialmente non sono abitate. E tenete conto che tra Domsi e Vostok ci corrono circa 600 km, quindi i nostri vicini più vicini erano Vostok e poi la stazione spaziale, che era a 400 km di altezza da noi quando passavo ogni tanto. E questa è un pannello che vi fa vedere quante installazioni scientifiche sono presenti a Domsi. Nel centro vedete la base,
Poi c'è un'area astronomica in cui si fanno ricerche appunto di carattere astronomico, di cui mi sono occupato io. E poi ci sono sostanzialmente laboratori che fanno sismologia, che fanno fisica dell'atmosfera, che fanno climatologia. Ci sono tantissime installazioni. Le più lontane dalla base distano sostanzialmente circa 1,5 km. E vi giuro che farsi 1,5 km a piedi durante l'inverno in quelle condizioni non è per niente facile, insomma. Perché si fa ricerca a Concordia? Allora, fare ricerca in quel posto in particolare, quindi a Domsì, è importante perché è estremamente lontano da tutto, quindi l'attività antropica, le attività inquinanti dell'uomo sono estremamente lontane, quindi è un'ottima cartina tornasole per capire quali sono le condizioni del nostro pianeta a livello climatologico e non solo, perché per esempio anche da un punto di vista astronomico di cui mi sono occupato io, le condizioni sono per certi versi molto simili a quelle che si trovano nello spazio, a partire appunto dall'umidità e dalla temperatura, che sono estremamente basse. Comunque gli esperimenti che si fanno sono oltre 100, vanno dalla climatologia, la glaciologia, la fisica dell'atmosfera, eccetera, eccetera. In particolare però c'è un progetto che si chiama Progetto Epica, che è stato il progetto per cui ha in qualche modo fatto sì che la base Concordia potesse essere costruita. Il progetto Epica consiste in una trivellazione di circa 3200 metri sotto il ghiaccio per cercare di studiare le bollicine d'aria che sono state intrappolate nel ghiaccio nel tempo e quindi capire sostanzialmente come è variata la qualità dell'atmosfera terrestre da circa 800.000 anni ad oggi. Poi eventualmente, se si può, vi faccio vedere un grafico che mi hanno gentilmente dato i colleghi climatologi, che vi fa vedere molto chiaramente la situazione a cui stiamo andando incontro. Per quanto riguarda l'astronomia di cui mi sono occupato, posso dirvi che le bassissime temperature e la bassissima umidità fanno sì che da un punto di vista dell'astronomia infrarossa il luogo sia molto molto simile a quello che si può fare nello spazio. Il vento e la copertura nuvolosa sono quasi assenti, quindi praticamente il cielo è quasi sempre sereno. L'inquinamento luminoso praticamente non esiste, perché tenete conto che la base più vicina a noi si trovava a 600 km, quindi io mi ricordo che vedevo perfettamente il cielo stellato uniforme fin sull'orizzonte, quindi non c'erano segni di inquinamento luminoso così come lo intendiamo noi qua. La cosa interessante però è che ci sono i fenomeni aurorali che sono confinati mediamente al di sotto dei 20 gradi sotto l'orizzonte, perché se si confronta in qualche modo il cielo, per esempio, che c'è alla base di South Pole, che è esattamente situata nel polo sud geografico, c'è un filmato che vorrei farvi vedere alla fine, sostanzialmente si vede che il cielo è costellato costantemente di aurore australi, quindi c'è una contaminazione di aurore che renderebbero in qualche modo impossibile l'astronomia sicuramente nell'ottico. Concordia invece no, Concordia appunto è un'isola felice perché ci sono le aurore, ma sono tutte sostanzialmente quasi confinate sotto l'orizzonte, raramente riuscivano a estendersi fin sopra lo zenith. Ci sono 90 giorni di buio costante da giugno ad agosto e per il resto c'è sempre sole, quindi si può fare sia astronomia notturna in quei 90 giorni di buio e astronomia diurna per quanto riguarda gli studi del sole durante il periodo estivo, quindi è un ottimo sito per fare questo tipo di studi. Io mi sono in particolare occupato del progetto ASTEP, che è un telescopio francese,
il progetto Antarticor, che è un telescopio solare italiano, e del telescopio ITMA RATE, che è un telescopio italiano. E il progetto ASTEP è un piccolo telescopio da 40 cm, che è dedicato appunto alle osservazioni di fotometria nella banda visuale dello spettro, a supporto di quelle che fa un satellite della NASA che si chiama TESS, che studia sostanzialmente pianeti attorno ai quali possono orbitare pianeti di taglia quasi terrestre. Noi sostanzialmente dovevamo fare delle osservazioni per misurare con maggiore accuratezza alcuni parametri di alcune stelle che erano state in precedenza selezionate da questo satellite. E questo che vedete è il telescopio IRATE. Doveva essere un telescopio infrarosso. Parlo al passato perché purtroppo abbiamo avuto dei problemi meccanici sulla montatura del telescopio, quindi purtroppo non abbiamo potuto usarlo, e quindi spero che nel prossimo futuro qualcuno riesca in qualche modo a sistemarlo. Comunque è un telescopio da 80 cm di diametro, quindi non è piccolissimo, e la cosa interessante appunto che doveva essere installata una camera che operava nel vicino infrarosso, quindi sarebbe stato molto interessante usarlo. E questo invece è il telescopio Antarticor, un telescopio in qualche modo è stato realizzato dall'osservatorio di Torino. In particolare questo si tratta di un coronografo, quindi è un telescopio che occulta in maniera artificiale la luce del sole, il disco solare in particolare, per far sì che si possa osservare quello che si vede nelle vicinanze angolari del sole, in particolare la cromosfera. Studiare la cromosfera è importante perché da lì partono sostanzialmente alcuni fenomeni che vengono chiamati eiezioni di massa coronale, che sono sostanzialmente dei fiotti di particelle che provengono dal Sole ogni volta che ci sono delle ricombinazioni del campo magnetico appunto sulla superficie del Sole. E quando questo avviene, succede che questi fiotti di intense particelle si possono dirigere verso la Terra, e quando questo avviene, e se ci sono appunto dei satelliti in orbita che sono sottoposti a questo flusso grosso di particelle, allora possono succedere dei guai, tipo appunto malfunzionamenti, problemi di tipo elettrico, ma è anche una cosa un po' pericolosa per gli astronauti che eventualmente sono, magari, che ne so, sono fuori a fare dei lavori extraveicolari. Infatti, se voi provate a mettere un pollice davanti al sole durante le giornate serene, vedete che comunque il bagliore del sole comunque vi abbaglia, perché la luce del sole viene in qualche modo diffusa pesantemente dalle particelle che sono sospese nell'atmosfera, quindi c'è una diffusione che non vi permette di osservare quello che c'è vicino al Sole in maniera angolare. A Concordia invece era tutto molto strano, perché se si faceva questo tipo di esperimento, quindi occultare con un pollice il Sole, allora sostanzialmente succedeva che si vedeva il cielo completamente azzurro attorno al pollice, quindi la diffusione della luce dovuta alle particelle disperse nell'atmosfera era sostanzialmente inesistente, e questo fa sì che sia un ottimo sito per fare delle osservazioni di tipo coronografico, insomma. L'esperimento è andato a buon fine, quindi mi hanno detto che dall'anno prossimo probabilmente questo telescopio verrà installato in maniera stabile, perché poi alla fine dovrà far parte di una rete di osservatori che fa parte appunto dello space weather, quindi la meteorologia spaziale in sostanza. E infine c'è un altro esperimento dell'INAF di Roma, che si chiama Super Darn, sempre legato alla fisica dell'atmosfera. In sostanza è una grande antenna che tra l'altro è stata terminata durante la mia permanenza in Antartide,
che sostanzialmente funge da radar, un radar che fa parte di una rete più grande di 35 installazioni sia nell'emisfero nord e sia in quello sud, e anche questo studia sostanzialmente fenomeni geospaziali, quindi per esempio la dinamica dei plasmi ionosferici che sono correlati essenzialmente all'attività solare. Anche questo fa parte di progetti per fare delle previsioni di meteorologia spaziale. Ecco, il progetto che vi dicevo prima, per quanto riguarda quello di climatologia, il progetto EPICA, è stato appunto un carotaggio lungo 3 km nel ghiaccio per studiare appunto il clima terrestre, andando a vedere appunto la qualità dell'aria intrappolata nelle bollicine di aria che si trovano appunto nel ghiaccio, andando sempre più in profondità. Sono riusciti in qualche modo a fare una stima della qualità dell'aria fino a circa 800.000 anni rispetto a noi. Il grafico che vedete qua sotto fa vedere come le cose sono cambiate dal 1900 ad oggi. La curva si impenna in modo repentino. Questo grafico vi dice in qualche modo la quantità di CO2 immessa nell'atmosfera, misurata in atmosfera. E quindi sostanzialmente questo esperimento ha messo in luce in maniera molto chiara e molto semplice come l'attività antropica dell'uomo, quindi da quando ha cominciato nel 1900 a bruciare combustibili fossili per fare energia, stia contribuendo in qualche modo al riscaldamento globale. Quando ho terminato la missione, si stavano facendo i preparativi per fare delle trivellazioni in un luogo che si trova a circa 40 km da Dome Sea, da Base Concordia, e viene chiamato Little Dome Sea, dove sostanzialmente si farà una seconda perforazione che arriverà a stimare sostanzialmente l'attività atmosferica della Terra fino a 1,5 milioni di anni fa. Quindi riusciremo ad avere ancora più dati prossimamente per quanto riguarda questo tipo di indagine. Come si vive in base? Allora, purtroppo l'adattamento iniziale è stato molto molto difficile. La quantità di ossigeno che c'è a Concordia è circa il 30% in meno rispetto a quello che c'è qua a medie latitudini. Questo perché la massa d'aria che c'è sostanzialmente sopra la base Concordia è molto più sottile rispetto a quelle che abbiamo noi qua che siamo vicini all'equatore. E quindi vuol dire che c'è meno ossigeno là rispetto che qua. Quindi si lavora in condizioni di costante ipossia. Si fa fatica a respirare, si fa fatica a fare tutto, anche spostare una sedia diventa una, fare le scale è una scalata veramente impressionante da fare. La bassa umidità, dicevo che è inferiore al 5%, quindi mucose completamente sempre secche. E poi c'è lo sfasamento dei ritmi circadiani, questo perché appunto non c'è più l'alternanza giorno-notte, o è sempre giorno o è sempre notte, solamente in pochi periodi c'è un minimo di alternanza giorno-notte. E poi c'è la convivenza forzata in spazi ristretti, la base è 1500 metri quadrati, però durante il periodo estivo siamo quasi 80 persone là dentro, quindi la privacy non c'è più sostanzialmente. E inoltre c'è lo stress da pericolo costante, quindi tu sai che per 9 mesi sei là da solo e se c'è un problema nessuno ti può venire a aiutare, quindi devi cavartela da solo. E qui ci sarebbero dei video da farvi vedere, però anche qui purtroppo non riesco. E comunque l'attività purtroppo appunto i video a me la mail non arriva. Io intanto ti faccio già una proposta adesso, se tu hai voglia ci rivediamo una sera, perché queste cose qua sono assolutamente da vedere. Io sono estremamente curioso e sono convinto che anche tutti gli altri che ci stanno seguendo, per cui già adesso ti faccio la proposta di ripresentarceli magari con un formato diverso, perché chiaramente la chiacchierata che stai facendo adesso non avrebbe più quasi senso. Però mi piacerebbe davvero poter vedere tutti questi supporti che tu hai, con le spiegazioni e con tutte le cose bellissime che sono convinto che si possano vedere. No, volentieri,
mail io a me non arriva, per cui non riesco a mandarti nulla. No, mi dispiace, ma io sono disponibilissimo, quindi non c'è nessun problema dal mio punto di vista. Io adesso purtroppo vado avanti con le chiacchiere, per cui se... Assolutamente, assolutamente. Allora, vi dicevo che il tempo scorre, ma è scandito semplicemente dai pasti, quindi tu sai che a quell'ora si fa colazione, sai che a quell'ora si mangia, si pranza, poi si cena, poi si deve andare a dormire. Ma non c'è appunto il sole che sorge, che tramonta, che ti dice che cosa succede. E sembra una banalità, ma in realtà poi quando passa il tempo la tua mente cambia, il fisico cambia, perché noi non siamo fatti per abitare in quelle condizioni. Bisogna fare la spesa, ci sono dei container al di fuori della base in cui sono stipate viveri congelati, ovviamente non c'è bisogno di utilizzare frigor, perché anche durante il periodo estivo le temperature sono molto basse, intorno ai meno 50, meno 60, quindi nessun problema. Bisogna fare le pulizie, bisogna dare una mano in generale, quindi anche se sei il capostazione o sei il super scienziato, eccetera, eccetera, ti tocca fare tutte queste cose. Vedete una fotografia che ho messo qua di fianco, è una specie di water. Anche andare in bagno è complicato, perché, come vi dicevo, c'è un trattato antartico che dice che non bisogna inquinare, o perlomeno bisogna inquinare il meno possibile. Scusa se intervengo di nuovo, ma è scomparsa completamente a sto punto anche la presentazione, uno schermo nero. Ah. Purtroppo siamo destinati... Non è serata. Ho aggiunto anche Roberto. Vuoi provare a lanciarla, che magari riparte da dove eri arrivato? Voi mi vedete adesso? Sì, il video si vede, la presentazione era diventata completamente nera. Ci proviamo. Ecco, provo a rilanciarla. Provo a rilanciarla. Mi spiace per chi ci sta seguendo. Io tra l'altro appunto stavo pensando una cosa di questo genere. Ti propongo di ripresentare, magari appunto in maniera un po' diversa, perché anche per te poi sarà una noia riparlare sempre le stesse cose, però sicuramente i video sono da vedere, e magari in questa maniera potremmo approfittare di chi ci ha seguito, invitandoli magari a porre delle domande, che io magari ti giro. Io sto pensando anche soltanto all'approccio alla vita, ed essere una cosa completamente devastante, sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale. Perché, cioè, vivere in un ambiente dove è sempre notte o sempre giorno, e, come dicevi te adesso, dover convivere con persone a stretto contatto per tanto tempo, sicuramente dal punto di vista mentale è veramente impegnativo. Sì, non oso poi immaginare come potesse essere divertente andare a fare due passi alla sera. Riesci a vedere qualcosa adesso oppure sempre no? No, non stai condividendo. Ah, aspetta. La passeggiata dopo cena non era proprio l'ideale, penso. Dunque... Comunque, giusto per dire, una cosa che mi aveva colpito, che mi aveva mostrato Ivan prima di partire, era una foto, che è un autoscatto, una specie di selfie che si erano fatti quelli che erano in quel momento giù in Antartide prima che lui partisse, che erano usciti di notte quando stava per finire l'inverno, e quindi ricominciava a far capolino il primo bagliore all'orizzonte. Questi andavano fuori mi avevo molto colpito in questa foto, per vedere un mini bagliore di sole, di luce, dopo mesi di buio, il tutto a 70-80 gradi sotto zero, quindi ci vuole veramente una voglia molto forte, sì, di riuscire a vedere la luce per andare fuori sfidando quelle temperature. Come anche l'altro aspetto che al momento non avevo realizzato, che non è tanto il freddo estremo a meno 70 in pieno inverno, meno 80, ma
e il freddo a meno 40, meno 50 d'estate, che comunque ce l'hai costante, mentre invece sul mare d'estate le temperature sono, diciamo, decisamente più alte, più simili a quelle invernali da noi, insomma, non è... là invece sì, veramente sì. Essere sempre come su Marte, sostanzialmente, sono delle temperature che non sono assolutamente... Vedete sempre nero, immagino, vero? Sì, purtroppo la presentazione rimane sempre completamente nera, quindi direi che non ci possiamo fare affidamento a questo momento. Allora non so cosa dire, ragazzi. No, ascolta, non è un problema incredibile. Allora, ripeto, se tanto se vogliamo fare delle chiacchiere, a me va assolutamente bene. Eventualmente, se qualcuno ha delle domande da fare, le può scrivere nei commenti e io le posso leggere già da adesso. Però, appunto, io pensavo, dimmi tu la tua disponibilità. Guarda, non ho sostanzialmente grossi impegni, quindi quando magari mi date un ventaglio di date, io poi dopo vi dico. Benissimo, assolutamente. Poi magari a questo punto mi arriva la mail con tutti gli allegati, eccetera, eccetera. Magari la presentazione te la preparo io, soprattutto i video che sono pesantissimi, e vediamo. Intanto Carlo ci faceva una domanda, non so se tu le vedi, tra le io. Quale tipo di presentazione psicologica è necessaria per questo tipo di socialità estrema? Hai degli elementi in comune con quelli degli astronauti e delle stazioni spaziali? Beh, penso che sì, il concetto non sia molto diverso da forse anzi per loro è più facile uscire dalla stazione spaziale con la Soyuz piuttosto che abbandonare la stazione nell'Antartico durante l'inverno. Sì, infatti per la stazione spaziale è più facile, nel senso che, come dicevi te, c'è il modulo d'emergenza Soyuz, per cui se le cose vanno male ti imbarchi e la sera sei a casa. Purtroppo a Concordia non è così. C'è stata una cosa molto carina che fanno tutte gli equipaggi di Concordia, ed è un collegamento diretto tra Concordia e la ISS. Noi abbiamo fatto un collegamento in diretta con Parmitano. E ci ha fatto fare un tour virtuale all'interno appunto della stazione spaziale, poi è arrivato dove c'era l'oblò, la cupola della stazione spaziale, ha messo la webcam e ci ha fatto vedere l'Antartide sotto di lui, quindi incredibile. È stato molto carino. Ah, assolutamente. Comunque sì, noi eravamo monitorati costantemente dall'Agenzia Spaziale Europea, perché nella base si fanno esperimenti per quanto riguarda il comportamento dell'uomo in condizioni estreme, perché l'uomo quando andrà su Marte dovrà farsi 6 mesi di viaggio per arrivare su Marte e poi dovrà stare in un posto dove sostanzialmente le condizioni non saranno poi tanto diverse da Concordia, per cui hanno utilizzato noi insieme ad altri per fare degli studi, per capire che cosa succede al fisico e alla mente in condizioni strane. Per esempio, a noi ci avevano insegnato, a noi e anche ad altre persone che si trovavano in condizioni più comode a Stoccarda, ci avevano insegnato a fare l'attracco del modulo Soyuz alla stazione spaziale, con una specie di simulatore. E l'esperimento consisteva nel fare una volta al mese un attracco in condizioni diverse sulla stazione spaziale e confrontare poi alla fine quello che facevamo noi a Concordia, quindi in condizioni di ipossia, di stress, eccetera, eccetera, rispetto a quello che facevano quelli che stavano a Stoccarda. E il risultato che è venuto fuori è che quelli che sono in condizioni disagiate, come quelli a Concordia, sbagliano molto più frequentemente. Quindi l'ipossia fa sì che la tua testa non ragiona bene anche per fare cose stupide, per fare dei conti, sbagli, tu non te ne accorgi ma sbagli. E quindi queste sono informazioni che dovranno far conto gli astronauti che andranno su Marte, perché purtroppo non è così, insomma, ci saranno questo tipo di problemi che dovranno studiare. E noi siamo serviti come cavie per cercare di capire al meglio come.
Assolutamente. Tra l'altro adesso mi hai fatto tornare in mente esperienze che si vive nello stesso senso quando fai delle immersioni. Tu fai delle immersioni a delle profondità elevate, anche in quel caso l'ossigeno che gira nel sangue comunque cala e hai lo stesso problema. E ricordo che l'esperimento era proprio scrivere su una tabella un'operazione stupida, che, cioè 3 più 3 e ci mettevi 10 secondi per tirare fuori la sì, la sì. Ci sono proprio veramente dei rallentamenti importanti. Ma l'organismo non ha recuperato, non ha guadagnato per esempio l'incapacità di assimilare ossigeno, quindi l'ossigenazione del sangue non è migliorata stando su nelle settimane, nei mesi. Immagino che all'inizio siete partiti con una saturazione abbastanza bassa, poi no, un po' in qualche maniera ci si abitua, o perlomeno dovrebbe. No, nel senso che sì, quello che dici tu è giusto, nel senso che quando siamo arrivati la saturazione di ossigeno del sangue era dell'ordine dell'85%. E poi nel giro di una settimana arrivavi a circa 94-95, ma più di così non andavi. Qua siamo a 99, per intenderci. Però la fatica che facevi per fare qualsiasi cosa era grandissima. Immagino che in base non fumasse nessuno. Fumavano, qualcuno fumava. Fumavano, sì. Ah, però ci volevano male. C'erano due fumatori, sì, c'erano due fumatori. Perché già. L'altra cosa è il gusto, il piacere da astrofilo, il poter vedere effettivamente un cielo buio, senza inquinamento luminoso, senza le luci della base, quindi portandoti fuori. Però il problema era come potessi riuscire a vedere il cielo ma senza la mascherina, cioè sostanzialmente d'inverno non era possibile perché la temperatura era così fredda che comunque dovevi poter osservare mantenendo la mascherina per riparare gli occhi, immagino, perché sennò e quindi quello no, pochino... io lo facevo lo stesso, nel senso che allora l'osservatorio si trovava a 600 metri dalla base, quindi dovevi farti 600 metri andare e tornare. E quando tornavo dalla base spegnevo la luce dello shelter 10 minuti prima in modo da abituare l'occhio al buio, poi uscivo fuori e quando uscivo fuori mi toglievo la maschera e guardavo il cielo e lo guardavo in modo tale da non avere nessun oggetto tipo la base non la faceva entrare nel mio campo di vista. E quello che succedeva era una cosa molto strana, perché sostanzialmente tu vedevi solo cielo, solo stelle, e a un certo punto il cervello perdeva la dimensione della profondità. E quindi a un certo punto io mi ricordo che era come se avessi le vertigini, avevo gli sbarioni, quindi non riuscivo più per un attimo a capire dov'ero. Ed era una cosa eccezionale, perché si vedeva il centro galattico di colore rosso ambrato, proprio era una roba impressionante. E poi quello che notavo era che comunque sì, una volta che l'occhio era abituato, se tu guardavi il ghiaccio per terra non era nero, non era buio, c'era un po' di luce e quella era la luce delle stelle, perché non c'era nessun'altra forma di luce insomma lì, quindi era la luce delle stelle che faceva un minimo di illuminazione. Ed era è stato veramente, per me è stato incredibile, io non ho mai visto un cielo così in vita mia. Ah, ci credo. Sì, indubbiamente. Cioè, parlando da un punto di vista più tecnico, devo dirvi che la qualità del cielo non è grandissima, nel senso che è estremamente trasparente, molto trasparente, ma la qualità ottica è scadente. Il Sing che io misuravo a livello del suolo era di circa 6 secondi d'arco. Però è quello che bisognerebbe fare, che ci sono studi che stanno cercando di farlo, è di riuscire a fare degli osservatori che si riescono a tenere sollevati dal ghiaccio per circa 20 metri. Se tu riesci a salire di 20 metri, sei sopra il boundary layers, quindi lo strato di turbolenza, che sostanzialmente è alto appunto 20 metri, e sopra quell'altezza lì hai un Sing di circa 0,2 secondi d'arco.
Ciao. Quindi sarebbe il futuro, insomma, è quello, riuscire a fare degli osservatori che siano più in alto dello stato di turbolenza dell'atmosfera. Tra l'altro, quella turbolenza lì ce l'hai comunque anche per il periodo, diciamo, invernale, anche in condizioni di calma, tra virgolette, sì, quella turbolenza è presente. Esattamente. Non è presente durante l'estate, però. In estate c'è un problema, questo stato turbolento non c'è, o perlomeno è molto più ridotto, e il SING è molto molto buono in estate. Per questo che sarebbe opportuno fare delle osservazioni infrarosse, perché anche in estate le puoi fare ugualmente, essendo così bassa l'emissività termica del cielo. Del cielo. Sì. In infrarosso puoi osservare anche se il sole è sopra l'orizzonte, basta starne a una certa distanza. Esatto. Cose veramente, veramente interessanti. Io farei così, allora, se per te va bene, chiudiamo qua la serata. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace. No, direi che non c'è assolutamente nessun problema, anzi, questo ci dà la possibilità di riaverti in modo da spiegare un po' in maniera un pochino più esaustiva, anche per il tuo gusto, perché sicuramente l'esperienza è un'esperienza estrema e vale la pena approfittare anche appunto della tua conoscenza per capire come si è vissuta questa cosa. Quindi ne approfittiamo, ti riavremo una sera. Chiedo a tutti quanti, chi ci ha seguito, chi ha interesse magari appunto a interagire, a fare delle domande, sia che possono essere tecniche, ma anche penso dal discorso di vita, perché cioè, è proprio un'esperienza quasi quella di un astronauta alla fine, perché veramente, cioè, non cambia molto. Non hai il problema dell'ossigeno, ma per il resto poi non credo che sia tanto differente. A parte la microgravità, per il resto che quella esatto, non cambia. Magari ci mandano delle mail a info@associazioneastrofili bolognesi, facciamo un elenco di domande o comunque in quel momento cerchiamo di rispondere. Aspetta che ne abbiamo un'altra. Guarda, ti faccio leggere questo, anche perché appunto quello che ci stavi raccontando, cioè, il fatto di esporti comunque, perché cioè, andare a quelle temperature senza delle protezioni per godersi il cielo è comunque una roba da matti, cioè è da astrofilo, non è da astronomo, non è da scienziato, è da amante del cielo, che è un'altra cosa. Io ricordo che una sera c'era stato un problema al telescopio francese e quindi mi hanno chiesto di uscire per intervenire. E quella sera purtroppo le temperature erano calate molto, c'era una temperatura di wind chill di circa meno 95. E sono dovuto uscire. E quando sono arrivato in osservatorio dovevo smontare un oggetto perché era necessario intervenire nella camera CCD che era coibentata, solo che le viti che bisognava svitare, cioè, erano molto, molto piccole, quindi io avevo tre paia di guanti, ho dovuto togliermi un paio di guanti, quelli più esterni. Perché tanto pensavo tra me, faccio presto, le svito e poi mi metto i guanti, eccetera, eccetera. Lì è stato l'errore fatale, veramente fatale, perché mi sono tolto i guanti, ho cominciato a lavorare. All'inizio sembrava tutto ok, poi tra me dicevo dai che ho finito, a un certo punto ho cominciato a sentire un po' di fresco alle mani, ma pochissimi secondi dopo ho cominciato a non sentire più le mani, proprio le mani non le sentivo più, zero, e mi sono messo subito i guanti e ho cercato di correre verso lo shelter più vicino per cercare di scaldarmi, e sostanzialmente quando poi sono arrivato lì ho messo le mani su una stufa. Il dolore che ho provato è inimmaginabile, perché le mani, quando cominciavano a riprendere un po' di sensibilità, facevo un male cane. E alla fine sono rimasto una settimana senza riuscire ad avere la sensibilità nelle falangi. Oh, mamma mia. E
pensavo che fosse finita lì, in realtà poi adesso, dopo un anno di distanza, l'altro giorno stavo lavorando fuori, e purtroppo c'è stato un danno, nel senso che ogni volta che fa un po' freddo, adesso io sento che la punta delle dita mi fa male. Quindi l'ho pagata, non cara, però bisogna stare veramente, veramente attenti, perché fregarsi è un attimo, veramente un attimo, per quelle temperature. Veramente agli estremi, cioè una zona quella lì dove la vita è veramente a rischio in ogni secondo, non c'è niente da fare. E poi sono agli estremi anche dal punto di vista dell'altra cosa che mi aveva stupito, pensavo che fosse più facile comunicare. In realtà anche le comunicazioni con quella base sono difficili, perché effettivamente anche non vi sono link satellitari facili, e quindi anche per comunicare con Ivan... Noi adesso abbiamo qua, era complicato, adesso siamo abituati che facciamo tre clic, ti colleghi a internet, loro invece avevano un canale veramente ridotto, una banda sì, diciamo. Avevamo un collegamento con un satellite geostazionario tipo Eumetsat, però era molto basso sull'orizzonte, quindi il segnale era, come dire, non era di buona qualità. Però ricordo che il problema veniva quando c'erano le tempeste solari. Quando c'erano le tempeste solari, ovviamente le compagnie spegnevano i satelliti per questioni di sicurezza, e noi rimanevamo isolati per circa una settimana, 10 giorni. Potevamo comunicare via radio con le altre basi, via VHF, ma per il resto, insomma, ci sono stati periodi di isolamento in cui veramente non si poteva comunicare con nessuno. Però, insomma, per fortuna va tutto bene, non è successo niente. Benissimo, dai, direi che a questo punto salutiamo tutti quanti. Io ti ringrazio, Ivan, mi dispiace per questi grazie problemi. Grazie a voi, scusate dell'impiccio. Ripeto, no, ma era tutta una tecnica, tutto uno studio. Devi sapere che Roberto è venuto lì, ha sabotato i computer, le linee, in modo da poterti riavere. Faremo un'altra sera e niente, ancora grazie. Io ricordo grazie a tutti quanti che se vogliono possono iscriversi al canale, sia YouTube e alle nostre pagine su Facebook, possono seguirci sul sito dove teniamo aggiornato il più possibile le cose, abbiamo una mailing list, iscrivetevi all'associazione magari se ne avete voglia, perché è una cosa simpatica. Niente, a sto punto ringrazio e ci vediamo rimandiamo al prossimo appuntamento, dai. Assolutamente. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.